pasticce, eccomi qua con un nuovo video. Sono qua per registrare il video sui prodotti promossi e i prodotti bocciati dell'ultimo periodo. E più infine vi faccio vedere un pacchetto di sorgente natura. Comunque, iniziamo dai prodotti bocciati, che è assolutamente lo Scandalize Rocking Curls di Rimmel. Io ho provato solo questo qua con il packaging rosso, ma dopo proverò anche quello col packaging nero, però per il momento non ve lo so dire. Questo qua col packaging rosso fa davvero pietà, a parte che è uno scovolino enorme e la quantità del prodotto sullo scovolino è sempre un sacco, quindi non mi piace. E poi non fa nulla, cioè non fa essenzialmente nulla. Voi vi mettete questo, non ve lo mettete, è la stessa identica cosa. Rende soltanto un po' più nere le ciglia e basta, quindi non mi piace, non mi piace, non mi piace. E io, tenete conto che non ho delle ciglia particolarmente brutte, anzi ho delle ciglia che fortunatamente sono delle belle ciglia, quindi contate che se a me questo non fa niente vuol dire che siamo davvero a livelli tragici. Poi prodotto NI, essenzialmente è questo, che è un deodorante delicato della Vivar De Coop. È un prodotto NI soltanto perché, essendo secondo me biologico, tipo di origine naturale o cose di questo genere, io lo cercavo da una vita un deodorante in realtà così. Deve essere replicato più volte secondo me, perché altrimenti non vi regge tutta una giornata. Altrimenti sarebbe perfetto, perché a me piace come odore, all'inizio come vi tiene. Se poi durasse proprio tutto il giorno sarebbe la perfezione, però dato che non dura tutto il giorno è un NI, però probabilmente lo andrei a ricomprare tranquillamente perché voglio un deodorante di origine biologica, non di origine ma proprio biologico. Poi altro prodotto NI è questo Smart Lipstick della linea Smart Lipstick di Kiko, il 910. Vi ho già fatto lo sbuccino qui, è un rosa bambolina. A voi sembra chissà quale colore, però vabbè, è un rosa bambolina, però molto molto carino, è carinissimo come colore perché mi piaceva davvero tanto. Però sapete che c'è? No, a me non piace perché sbatte davvero tantissimo. A me, cioè, secondo me mi sbatte davvero un sacco, e in più la cosa negativa è che evidenzia molto molto le pieghe, perché è molto cremoso, molto non rimane matto, non si fissa, cioè è molto cremoso, non dura tanto, è tipo una specie di gloss rossetto, una cosa di questo genere, sempre questo genere, e quindi non ve lo consiglierei più di tanto. Però ha un ottimo colore, cioè ci sta, nel senso, se non volete nulla di impegnativo ci può stare. Poi a me, che il colore a me sta male è un altro discorso, però il fatto un po' della durata, un po' che tipo molto cremosa e insegna un pochino le pieghette, però per il resto secondo me è un ottimo rossetto, cioè un rossetto passepartout da tutti i giorni, che di cui non avete bisogno particolare, cioè se volete un rossetto che stia lì da mattina a sera vi dico assolutamente no, però a me non è dispiaciuto, cioè non so che mi piaceva un sacco. E altro prodotto no, perché, cioè altro prodotto NI, sì per me e no per mio papà, quindi NI, è questa crema qua della Linea Hydratum Latte. Allora, innanzitutto contate che io sto passando al bio, però tra i vari prodotti che mi erano stati dati da mia zia c'erano anche questi. A me questa piace perché è fondamentalmente idrata, non mi dispiace per niente. A mio papà invece non idrata, quindi vi dico no per lui, un sì per me per questo motivo, perché con me fa il suo dovere, con mio papà invece non lo fa, quindi semplicemente per questo. È della Restiva e niente, cioè io ve la consiglierei, però non lo so, cioè, allora innanzitutto non la consiglierei alle amanti del linci, cioè già quello vi dico no, però a me non è dispiaciuta per niente, anzi molto meglio questa che della crema equilibra, figuratevi voi. Poi altro prodotto che mi è piaciuto tantissimo, e quindi passo ai prodotti nettamente sì, è l'Omnia, questo sapone non sapone viso mani biologico dell'Omnia. Scusate, è eccezionale, mi piace tantissimo, mi piace l'odore, la profumazione la adoro, guardate l'ho già utilizzato parecchio, e poi ha di origine biologica. Io lo utilizzo solo per il viso in realtà, per le mani come sapone mani non lo utilizzo perché sennò va sprecato a mio parere, però mi piace tantissimo, costa circa 3 euro, io l'avevo pagato 3 euro.
strabuono, strabuono, strabuono. Cioè, mi piace da impazzire, davvero lo utilizzo tutte le mattine per lavarmi il viso ed è buonissimo, mi piace un sacco, mi lascia il viso nonostante tutto idratato, delicato, mi piace tantissimo. Altro prodotto che mi piace tantissimo è questo Sant'Angelica primer per ciglia e sopracciglia. Io lo applico principalmente anche sulle ciglia perché me le tiene fisse. No, sulle sopracciglia volevo dire anche, perché le fissa davvero molto bene. E se lo stendete bene non rimane il bianco, cioè è come una specie di trasparente. Mentre sulle ciglia rimane il bianco e vi fa ed effetto primer e vi fa due ciglia così. E infatti io lo utilizzo questo qua prima di applicare questo Rocking Curves, che comunque devo terminare. Per aiutarmi un po' ad avere un effetto decente, altrimenti solo con quello là mi fa schifo. E quindi questo qua mi aiuta tantissimo, quindi ve lo promuovo tantissimo. Se andate magari in farmacia, so che si trovano i prodotti Sant'Angelica, ve li consiglio pienamente, soprattutto questo qua. Poi altro prodotto che mi sta piacendo tantissimo è questa crema viso della Vivi Verde Coop, pelli normali e miste, idratante e protettiva. Mi piace tantissimo, è di origine biologica, quindi sì, non costa tanto, costa sui 5-6 euro e ha 50 ml. Mi piace tanto perché ne basta una lacrima e vi fa tutto il viso, perché essendo gel ne applico una quantità minuscola davvero e mi fa magari tutta metà viso. È una cosa allucinante, mi piace tantissimo, la stra-adoro, non mi lucida la pelle, viene presa subito, quindi potete subito dopo. Non dovete aspettare le calende greche, potete subito dopo utilizzare magari i vostri trucchi. E questa mi piace tantissimo, ragazzi, davvero ve la consiglio tantissimo. Proprio non pensavo che la linea Vivi Verde Coop fosse così buona. In realtà, molto buona. E il prodotto che mi sta piacendo, però non ha un buon inci, però comunque lo voglio finire perché il suo tonico l'ho già finito. È questo latte detergente di Clarins. È un latte detergente secondo me molto buono. Io lo uso con una spugnetta che ha dei dentini, quindi mi fa un leggero peeling tipo Clarisonic. E mi va davvero in profondità nella pelle. Ho notato dei notevoli miglioramenti ogni volta che utilizzo questa e la spugnetta di là in combo. Quindi vi consiglio anche di comprare una di quelle spugnette tipo Clarisonic con dei dentini, con un latte detergente che poi vi va a pulire a fondo la pelle. E da quando li utilizzo, da quando utilizzo quello, utilizzo dei prodotti abbastanza buoni come Inci, ho molti meno punti neri, molti meno pori dilatati e una pelle sempre sempre molto molto liscia. Quindi io davvero vi consiglio in generale un latte detergente con una spugnetta che vada a pulire a fondo il viso e in più i prodotti comunque con buon inci. Stamattina non ce la faccio a parlare oggi. Oggi non ce la, proprio, non ce la faccio, non sa da fa. E più in generale e più in particolare vi consiglio il latte detergente Clarins. Comunque poi più avanti andrò a utilizzare questo qua con cui mia mamma, sempre Sant'Angelica, con cui mia mamma mi dice già che si trova particolarmente bene. Allora, passando al pacco Sorgente Natura, mi hanno inviato proprio così, cioè, sono stati molto. Vi consiglio questo sito perché ha tantissime cose in realtà. Ha davvero parecchie parecchie cose, sia anche per quanto riguarda gli alimenti proprio fondamentalmente. E io mi sa che andrò ad acquistare su questo sito l'olio di cocco. L'olio di cocco non riesco a trovarlo, ha un prezzo decente che abbia un quantitativo abbastanza buono. So che lì ce n'è uno da 200 grammi che costa all'incirca 6 euro. Quindi voglio appunto comprare quell'olio di cocco lì, quindi vi saprò dire come mi ci troverò poi con quell'olio di cocco perché lo sto puntando da un pochino. E niente, in realtà mi hanno mandato semplicemente due cosine, cioè proprio due cosine. Io ho voluto prendere queste candele qua, che profumano tantissimo. Non ci vedo più. Hanno un profumo particolare, hanno davvero un profumo particolare. Si chiamano Winter Berries. Vabbè, queste qui. E sto pensando di fonderle per fare un'altra candela. La vedo così. Poi mi hanno dato una serie di campioncini che una parte gli ho dati mia mamma perché magari erano anti-age e io mi sono tenuta questi qui. E
Comunque il sito a me è piaciuto perché hanno, allora, se mandate una mail vi rispondono subito, quindi abbastanza, sono molto efficienti. Il pacco è stato imballato con questa carta qua, quindi anche molto veloce perché c'è la tracciabilità del pacco, quindi l'hanno, diciamo, l'hanno incartato, l'hanno spedito il 7, l'8 mi è già arrivato, quindi un giorno ci ha messo. Trovo che sia un sito molto molto valido, sinceramente. Più che altro perché sono davvero molto efficienti, sono davvero molto cortesi. Il pacco, come vi ho detto, appunto, è arrivato subito. Potevo sapere dove era. È stato imballato bene. In più sul sito hanno davvero tante cose, sia dai prodotti per il viso, dai prodotti per i capelli, dai prodotti per proprio agroalimentari, perché hanno anche la pasta. Hanno davvero tantissime cose. Io vi lascio il link del sito qua sotto e ve lo consiglio proprio, cioè io mi ci sono davvero trovata bene, cioè secondo me è davvero un sito valido. Come vi ho detto, appunto, voglio acquistare l'olio di cocco su quel sito, quindi farò un acquisto e prenderò sto cavolo di olio di cocco perché mi piace tantissimo l'olio di cocco. No, in realtà non so mai dove prenderlo, a un prezzo decente. Lì invece hanno prezzi bassi e comunque hanno una quantità di prodotto da 200 grammi, cavoli, nel senso, è molto buono. Prezzi bassi, convenienti e in più posso trovare un prodotto anche di qualità, di origine biologica. Quindi mi piace tantissimo, no? Ve lo promuovo un sacco, stavo per dire, lo fa pro, vede come fa la Loffina. Cioè, Stefi, 1986 penso, cioè. Ve la consiglio anche lei come ragazza. La saluto e le mando un bacio perché ieri sera ho visto un suo video che faceva tipo un cooking cooking, però vabbè, fa lo stesso. E niente, vi faccio vedere i vari campioncini che mi hanno dato. Allora, mi hanno dato questo qua, c'è il plus crema rassodante che mi ispira tantissimo, della Biosline, della Naturs. Mi hanno dato un'emulsione dopo sole. Poi mi hanno dato, io bagno doccia mediterraneo, uno shampoo doccia e un shampoo capelli grassi della Biocap, questi due. Poi mi hanno dato una crema contorno occhi di questa marca, che è la Bioart, un altro di quelle, cioè, rassodanti. Della Veleda mi hanno dato un trattamento idratante e una crema mani all'olivello spinoso della Veleda, questi qua. E poi mi hanno dato questa Green Caviar Cream della, non lo so come si legga, ed è una crema, è una crema viso. E questi sono tutti i campioncini di profumo che mi hanno dato. È di profumo, sì, di campioncini di creme. Quindi niente, vi lascio il sito giù nell'info box in realtà e ringrazio Sorgente Natura, però farò un acquisto, lo dico già, farò un acquisto, mi vedrete in uno dei prossimi mesi l'olio di cocco perché è davvero davvero ottimo come sito. Adesso andrò a acquistare e vi saprò dire. E vi dico già che il prossimo video sarà il regalo di compleanno perché ho un sacchissimo di cose da farvi vedere, perché il 3 ottobre ho compiuto 19 anni. Mi sta vedendo un raffreddore atomico, a mio parere, qua. Vabbè, comunque sia. Niente, io spero che il video vi sia piaciuto. Il video dei miei prodotti promossi e bocciati finisce qua. E vi mando un bacione enorme e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao pasticce!